Abbiamo due cose di cui parlare, signori, e allora parliamone. Allora, nella giornata di ieri, due notizie lato Juventus. La prima, Paul Pogba, Juventus, tutto fatto. Anche gli ultimi dettagli sono stati limati, manca solo l'annuncio che verosimilmente verrà dato a luglio. Quindi ci toccherà aspettare ancora un paio di settimane, circa 15 giorni, dato che oggi è il 15 di giugno e quindi... Il 30 di giugno si chiuderà un bilancio, il 1 di luglio se ne aprirà un altro e la Juventus potrebbe lavorare quindi sull'annuncio di Pogba. Ieri un ragazzo, tra l'altro, nei commenti mi faceva notare che un conto è l'annuncio, un conto invece è mettere a bilancio il contratto dal 1 di luglio. Io sono d'accordo, io arrivo fino a lì, proprio alle basi, quindi chiedo anche a voi eventualmente del perché di questa cosa. Aumenta quindi la possibilità dello scammone, ve l'avevo detto che secondo me ci sarebbe stato uno scam incredibile in Paul Pogba, Pogmentary di Amazon, stavo dicendo All or Nothing Pogba, ma non siamo ancora arrivati a questo livello. Ad ogni modo non lo sappiamo ancora con certezza perché il documentario uscirà venerdì, quindi tra un paio di giorni, ce lo vedremo insieme in live su Twitch, però dato che il giocatore verrà ufficializzato verosimilmente il 1 di luglio, all'apertura del nuovo mercato, beh, potrebbe semplicemente essere ancora un'altra occasione per buttare hype su questa nuova uscita di Amazon, di Prime Video, senza poi effettivamente dare niente in pasto a chi lo deve vedere, e cioè noi che siamo qua, che ci stiamo facendo il sangue amaro. Quindi mettetevi in testa che Pogba dovrebbe essere chiuso, non ci dovrebbero essere sorprese, uso il condizionale, poi capirete il perché, però questa è la situazione. Seconda notizia di ieri, questa foto ha rotto il web, anche sul mio gruppo per gli abbonati di Telegram me l'avete girata, mi avete chiesto che cosa ne penso, la prima risposta che vi ho dato è stata non ne ho la più pallida idea, non riesco veramente a darmi una spiegazione. Tra le altre cose, questa foto è stata circolare ieri quando avevo appena caricato il video su Gabriel Jesus, quindi per due motivi non ho deciso di affondare subito il colpo. Uno, perché avevamo appena fatto uscire un video. Due, perché non sapevo davvero che cosa dire di questa cosa. Poi il mistero è stato svelato da diverse testate giornalistiche. Allegri e l'altro uomo nell'immagine, cioè Luis Campos, si trovavano a Monte Carlo in un hotel perché i due sono amici e semplicemente stavano chiacchierando. Incontro che dovrebbe essere anche avvenuto in maniera casuale, e cioè entrambi si trovavano all'interno di quell'hotel e dato che si conoscono si sono messi a fare due chiacchiere all'aria aperta. Chi è Luis Campos? Beh, Luis Campos è stato un nome anche orbita Juventus, mi ricordo che qualche anno fa si era parlato di Luis Campos come futuro, come erede di Fabio Paratici, come direttore sportivo. Intanto è un dirigente di calcio che da questa stagione si occupa di ricostruire il PSG. Ed è per questo, no, che aveva destato clamore l'immagine di Allegri insieme al dirigente del PSG, perché 1 più 1 fa 2, e quindi si era pensato immediatamente a un Allegri che potesse andare ad allenare a Parigi. Ora, questa cosa sembra essere stata smentita. Ci hanno detto che Allegri e Campos si sono incontrati soltanto appunto per un motivo d'amicizia, non dovrebbero esserci motivi lavorativi e questo basta. Tra l'altro Campos, persona interessante, perché è quello che ha, diciamo tra virgolette, creato il Lille, che ha vinto lo scudetto ai danni proprio del PSG, non in questa stagione appena conclusa ma in quella precedente. Adesso leggo qualche nome che avrebbe scoperto Campos: Condogbia, James Rodriguez, non solo, Martial, addirittura proprio per il Lille, Pepe, Rafa Leao, Victor Osimhen, aggiungo io probabilmente Maignan, anche se in questa lista non c'è, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Ecco, un bravissimo dirigente abile a scovare diversi giocatori giovani in rampa di lancio pronti ad esplodere. Infatti tutti questi giocatori sono stati venduti a tantissimi soldi, veramente sono state create delle plusvalenze vere di altissimo livello, e proprio per questo sembrano essere indirizzati verso Galtier a Paris Saint-Germain come erede di Pochettino, come nuovo allenatore che in questo momento allena il Nizza. Ma proprio con il lavoro svolto da Luis Campos aveva vinto sulla panchina del Lille quella Ligue 1 di cui parlavamo pochi minuti fa. Quindi a quanto pare si sta creando questo PSG a forti tinte, no? Di quel Lille che vinse lo scudetto proprio ai loro danni. Mi viene in mente un po'
la storia di quando Sarri è arrivato alla Juventus, che non ha effettivamente poi vinto il campionato con il Napoli, quindi non ha fatto questo gran dispetto alla Juventus sotto il punto di vista dei risultati sportivi, però è stato il grande rivale, quello che ha messo in seria difficoltà la Juve, e poi la Juve gli ha riconosciuto i meriti e quindi gli ha dato una possibilità sulla panchina. Mi sembra un po' la stessa cosa, anche un po' come era successo con Nagelsmann e il Bayern Monaco. Insomma, non è la prima volta che succede qualcosa di questo tipo e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. È una cosa, penso, abbastanza naturale, buttare gli occhi in casa propria e riconoscere i meriti di chi ti mette i bastoni tra le ruote. Ora, non dovrebbero esserci sorprese lato Allegri, che dovrebbe rimanere alla Juventus, ancora un contratto di 3 anni. Il PSG si sta muovendo su altri binari per quanto riguarda la panchina, si sta muovendo su altri binari per quanto riguarda appunto la creazione della rosa. Non dovrebbe nemmeno essere Zinedine Zidane, di cui si era parlato proprio in chiave PSG, che avrebbe potuto portare via Pogba dalla Juve. No, dovrebbe essere Galtier, e quindi dovrebbe essere tutto a posto, no? Potremmo concludere qui il video. Invece no, perché come potrete vedere, ho usato sempre il condizionale. Perché ho usato il condizionale? Perché, secondo me, bisogna sempre andarci un po' con i piedi di piombo. È per questo che questo video si chiamerà qualcosa del tipo "provo a farvi preoccupare". Perché? Perché finché non ci sono le ufficialità, io rimango sempre sul chi va là. Se le fonti, le informazioni ti portano a pensare, e per fonti e informazioni intendo i giornalisti che lavorano sotto questo punto, sotto questo piano, ti portano a pensare che le trattative siano concluse, già fatte, va bene, io so di chi potermi fidare, di chi potermi fidare un po' meno, e in base a questo cerco di farmi una mia idea, perché fino a che non c'è l'ufficialità si parla di opinioni, perché ci sono sempre anche dei giornalisti che vanno contro di loro, quindi ognuno si deve fare la sua opinione nella sua testa. Quando ci sono i comunicati ufficiali diventano effettivamente notizie, ed è lì che si capisce chi aveva ragione e chi no, ma non è una gara chi aveva ragione e chi no, proprio perché le cose possono cambiare in corso d'opera, e quindi non sarei particolarmente, anzi sì, sarei sorpreso perché avrebbe del clamoroso, però so per certo che certe cose possono accadere, e quindi potrebbe saltare a trattativa Paul Pogba? Sì. Banalmente, sì, la Juventus non ha ufficializzato Pogba, Pogba non ha ufficializzato il suo ritorno alla Juventus, poi magari c'è un preaccordo, ma anche lì magari può saltare pure quello, a meno che non abbia già firmato il contratto, e allora lì carta canta e c'è poco da fare. Voi davvero ieri non pensate che ci sia stata anche solo una battuta di Campos nei confronti di Allegri, dato che sono tanto amici e tanto si stimano e si rispettano, di dire "però sai che dato che siamo qua al PSG noi stiamo muovendo in questa direzione"? Una battuta buttata lì così, tanto per... Secondo me almeno una chiacchiera di questo tipo c'è stata. Poi Allegri secondo me rimarrà alla Juventus e non andrà ad allenare il PSG, anche perché è troppo tardi. Però questo "è troppo tardi" ve lo provo a spazzare via con una certezza. Vi do due date, no? La prima è quella di Pogba, che è il 9 agosto 2016, il giorno in cui venne ufficializzato al Manchester United. Lì non avrei mai pensato poi di riprenderlo 6 anni dopo a parametro zero, dopo i 100 e rotti milioni di euro che hanno versato nelle nostre casse per assicurarsi il ritorno di Pogba, che avevano già riperso a parametro zero. Già quella era stata una roba clamorosa, questa è ancora più clamorosa. Ma se andiamo indietro di 2 anni, nello specifico al 14 luglio 2014, questa data per tanti è una deadline. È il momento in cui la Juventus a un certo punto cambia, non per sua volontà, perché si ritrova cambiata. Perché Antonio Conte, che era l'allenatore della Juve in quel momento, con la Juve che aveva fatto un comunicato ufficiale per certificare la permanenza di Conte sulla panchina della Juventus, si dimette. E queste sono cose che non puoi prevedere, e queste sono cose che i giornalisti non possono sapere. Se nella testa di un protagonista, quindi può essere Allegri, può essere Pogba, come all'epoca è stato Conte, qualcosa si modifica improvvisamente, ed è una cosa che non è mai uscita dalla sua bocca, anche il più bravo giornalista del mondo queste cose non le può sapere. Quindi è giusto che i giornalisti si sbilancino a seconda delle loro fonti, è il loro lavoro, loro devono dare notizie, ci mancherebbe altro, è giusto che le riportino, perché per loro sono verità, o comunque presunte tali, e stanno per diventare verità, stanno per diventare notizie, come dicevo poc'anzi. Ma all'epoca nessuno disse: attenzione che Conte probabilmente si dimetterà,
Perché? Perché Conte in quel momento lo stava pensando dentro di lui, probabilmente ne aveva parlato nella sua sfera personale davvero ridotta, quindi al massimo con la moglie, qualcosa del genere. E quindi attenzione che sono d'accordissimo sul fatto che Pogba possa essere considerato ufficiosamente un calciatore della Juventus e Allegri possa essere considerato ufficiosamente l'allenatore della Juventus dell'anno prossimo. Io non sono qui a dirvi attenzione perché sta per succedere qualcosa, ma ricordarvi come sempre che il mercato non è una scienza esatta, ancora meno del calcio giocato, dove ci può essere un rimpallo, un fuorigioco millimetrico, un rigore, una rimessa laterale che non viene assegnata, un calcio d'angolo che viene dato ma non c'era, e può cambiare tutto, un gol allo scadere, magari sei 10 secondi oltre il recupero e quindi pensavi fosse finito, invece ti fanno gol e perdi. Il calcio è questa roba qui, e il calcio mercato sembra essere davvero il figlio del calcio giocato, eppure peggio, perché ci sono delle cose che non si possono sapere, e quindi verosimilmente l'anno prossimo alla Juventus ci saranno ancora una volta Pogba e Allegri. Queste sembrano cose decretate, ma come sempre nel calciomercato vi invito a non dare tutto per scontato. Vi invito a non rimanere dell'idea che, vabbè, hanno detto che fatta è fatta. No, non è così. Ultimo non ultimo rinnovo di Dybala. È stata la Juventus a cambiare idea a un certo punto, facendo anche una figura che, sinceramente, me non ha fatto impazzire, però questo è. E quindi vediamo che cosa succede. Secondo me, ribadisco quelle che sono le mie impressioni e sensazioni, Pogba, Allegri, Juventus. Però dato che tante volte anche nei commenti mi trovo delle persone che sono talmente tanto sicure di quelle cose che le scrivono, o addirittura credono a qualsiasi fake news letta su pincopallo.it, cercate di mantenere sempre un certo equilibrio e cercate soprattutto di farvi la vostra idea in base alle informazioni delle fonti che reputate più affidabili. Un abbraccio, noi ci sentiamo nel pomeriggio, sicuramente su Twitch per una live tutti insieme, domande e risposte, e poi probabilmente un altro video su YouTube.